Ciao a tutti dal ciclista anonimo, siamo arrivati alla penultima tappa, la 20ª tappa del Tour de France virtuale che stiamo facendo su Tour de France 19 per la PS4. Dopo 19 tappe la situazione è la seguente: in classifica generale siamo undicesimi con Alaphilippe a 9 minuti e 01 da leader della maglia gialla che è Bernal. Per quanto riguarda la maglia Poix, siamo secondi sempre con Alaphilippe a soli 7 punti dall'attuale maglia Poix che è Jack Haig, quindi un obiettivo che proveremo a raggiungere. Per quanto riguarda la maglia verde, siamo in testa con Viviani con 18 punti di vantaggio su Sagan, classifica che molto probabilmente si deciderà nell'ultima tappa. Andiamo a giocare questa 20ª tappa. Tappa che parte da Albertville. Ed arriva a Val Thorens, dove l'anno scorso vince Vincenzo Nibali in quella tappa che era stata dimezzata. Due Alps Category, uno subito, probabilmente lì potrebbe decidersi la classifica della maglia qua. E dovremmo assolutamente provare a vincerlo, quel Gran Premio della Montagna con Julien Alaphilippe. Speriamo sia in condizione, ovviamente. Anche se sono due tappe di fila che lo mandiamo in fuga, quindi può essere che non lo sia. I favoriti di giornata sono Alejandro Valverde, Romain Bardet e Simon Yates. Dunque, Alaphilippe viene dato mediamente in condizione, però non ha molta energia perché, come detto, ne ha spese parecchie. Quindi selezioniamo Alaphilippe e proviamo a mandarli in fuga magari insieme a Mas e Jungels, facciamo magari una fuga di squadra per cercare di sostenere Alaphilippe. Jack Haig sicuramente penso andrà in fuga perché la vorrà sicuramente difendere quella maglia. E Jack Haig teoricamente sulle salite dure dovrebbe essere leggermente più forte del nostro Alaphilippe. Dunque proviamo a dire a Jungels e Mas di attaccare. Ok, but give me time to move up a bit. I'm not well placed. Vediamo se attaccano, così noi gli andiamo dietro. Intanto già partono corridori. Partito Zakarin e anche Mathias Franck, noi andiamo dietro con il buon Julien. Partito anche Berane, corridori di colore, sono rari i corridori di colore nel mondo del ciclismo, l'Africa ancora non si è affacciata al mondo del ciclismo, ma comunque fra qualche anno arriveranno anche loro, perché per quanto riguarda caratteristiche di resistenza loro sono fisicamente e geneticamente dotati. Già vi sono alcuni corridori eritrei che stanno ottenendo qualche risultato in qualche corsa minore. Tra i corridori di colore anche in fare Teclaimanot, Girmay nel World Tour, che stanno ottenendo qualcosa. È andato in fuga anche Mas, quindi noi abbiamo la scusa per non tirare, perché abbiamo il compagno che vuole rientrare dietro. Per quanto riguarda Jungs, a questo punto gli diciamo di lasciar stare, perché c'è Mas e sta attaccando anche Jack Haig ovviamente da dietro. Era abbastanza prevedibile che Jack Haig andasse a difendere la maglia. A Mas gli diciamo anche lui di non collaborare, perché ha Alaphilippe davanti, cioè abbiamo le scuse per non tirare sia avanti che dietro e di stare a ruota e quindi risparmiare energia in questa prima fase della tappa. Andiamo avanti velocizzando. Tappa che parte già in salita.
Quindi la fuga sta andando via con 5 davanti e 4 dietro che stanno per raggiungerci, che sono Izagir, Taram, Jekeg e Mas, che è sempre dei nostri, mentre noi siamo qui a ruota con Alaphilippe. I 4 dietro stanno per raggiungerci. Adesso che siamo compatti possiamo collaborare, ce ne sono altri 6 dietro. Ovviamente ordiniamo a Mass di collaborare, sarà lui a fare l'andatura. Quindi esce via una fuga di 15 corridori e quindi oltre alla maglia a Pua potremmo pensare di puntare anche The first a ascent of the day will soon begin. migliorare The la posizione Colmé in de classifica. Rosalind. Coming from Beaufort, 20.3 km of Adesso climbing siamo with an sul COP, average slope sulla of Cormè de Roseland, 6.1%. 20.3 km al Serious 6%. stuff already. Fuga che prende 5 minuti e 43. Attaccano anche altri. Fuga numerosissima. Cerchiamo The di order biggest mandare avanti threat to the yellow velocizzando. jersey at the front of the race. Addirittura 6 minuti e 30, rischiamo, magari se non vinciamo la maglia a Pua, comunque rischiamo di fare un bel salto in classifica quest'oggi, che è proprio la tappa decisiva e ci siamo andati a infilare proprio nella fuga che conta. Si sono infilati parecchi corridori in questa fuga, buoni, anche Rico Berturan, che però è fuori classifica, Tish Benot. Fuga incredibilmente numerosa di 27 uomini. Che il gruppo ha lasciato andare via 7 minuti e 45 e addirittura 8 minuti. C'è il rischio che oggi diventiamo maglia gialla virtuale. Incredibile, davvero. Attenzione perché siamo maglia gialla virtuale. Eravamo a Ahead of the 9-1, adesso siamo a virtual overall 9-7. standings is ours. Vedi, Don't lo get dice carried adesso il away. direttore sportivo, siamo Danger in testa still alla on. corsa. E ovviamente verranno a riprenderci, non ci lasceranno vincere un Tour de France in questo modo. Stiamo prendendo i 10 minuti, è davvero incredibile. 9 minuti e 59, è incredibile come il gruppo lasci fare così. Vi ricordo There che will be siamo a points. difficoltà leggenda. La cosa sembra essere piuttosto strana. 10 minuti e 30, va bene che comunque la tappa è lunghissima e la salita finale è una salita interminabile, la salita finale è di 33 km. Comunque questi 11 They're right. minuti che ci stanno facendo prendere sono ottimi per quanto riguarda poi la situazione per la classifica generale, anche se non vinciamo il turno. Qui abbiamo Mas, a cui gli ordiniamo di tirare al 60%, al 70%. From the E si summit. sprinterà per Watch ben your 25 opponent. punti. Jekeg già lì in posizione di sparo, dobbiamo prestare attenzione a lui. E Mas comunque lo potremo utilizzare per fare l'andatura, quindi la situazione è davvero ottima. I reckon it's walled up behind. Nobody seems to want to launch the Gruppo chase. che adesso ovviamente sta tirando. Iniziamo a ordinare i corridori nel gruppo di alimentarsi. Perfetto, Okay, I'll consume a few. ordiniamo a Mas di perseverare senza limiti comunque. E noi cacchio, ci siamo fatti fregare con Alaphilippe perché Understood. ci I'll take it hanno un easy, po' whatever anticipato, happens. purtroppo. E questo non è bene. He retakes the virtual lead of the overall Proviamo a standings. rimontare. He won't have been out of his jersey for long. Jekeg. Proviamo a rimontare adesso con Alaphilippe. Ci siamo presi il gel rosso nel A momento teammate is beginning to giusto. lose touch. E attenzione perché abbiamo preso You've just 25 taken the top punti. spot of the E climber Jekeg ne ha standings. presi solo That's due, good. quindi siamo Keep in it up. testa alla maglia Pua. Davvero The riders are going to have to incredibile. be wary on the descent that will take them to Abbiamo Bourg guadagnato 23 Saint-Maurice. punti su It's a Eilg. long drop and the bends come thick and fast.
Questa è davvero un'ottima situazione. Il gruppo intanto dietro tira davvero forte e dobbiamo dire ai nostri corridori di alimentarsi assolutamente. Gruppo che è rimasto composto solo da 65 corridori, mentre qui siamo in 27. Oggi rischiamo davvero di fare il bingo con questa fuga bidone che è uscita fuori, fuga davvero da altri tempi, le fughe bidone che uscivano nei Tour de France di parecchi anni fa sono queste qua. Quindi adesso ci buttiamo in discesa tutta, cercando di guadagnare qualcosa con la Philippe. Adesso ovviamente la squadra della maglia gialla, il team Ineos, sta tirando. Ci buttiamo in fuga, ci buttiamo in discesa, ma ovviamente mancano 87 km, poi ci faremo riprendere. Mamma mia, ci sbagliamo la curva e ci riprendono in questo modo. Con Mass che è rimasto nel gruppettino dietro, non è assolutamente una buona cosa. Speriamo che possa rientrare. È lì a 24 secondi, non penso ce la possa fare a rientrare. Però intanto è in maglia bianca, perché è il secondo nella classifica dei giovani. Siccome il miglior giovane è Bernal, che indossa la gialla, Tish Benoit indossa, in questi casi indossa il secondo di quella classifica, che appunto è Tish Benoit. Aspettiamo che rientra Mass, stando a ruota, non ci avevamo fatto caso che Mass fosse staccato. Mamma mia, abbiamo i rischi in discesa incredibile. Quindi velocizziamo, aspettando che Mass possa rientrare. Ed è così, Mass rientra, gli diciamo di tirare all'80%, no al 60, all'80. Quindi sempre 27 corridori nel gruppo, abbiamo 9,50 di vantaggio. Siamo ancora a maglia gialla virtuale, davvero incredibile, ragazzi. Quindi Massa adesso è lì a fare l'andatura. Abbiamo messo lì davanti a tirare. E comunque il gruppo dietro non sono in tanti, sono solo 79. Hanno staccato già diversi corridori e qui siamo in 27, quindi la situazione è a nostro vantaggio. Attenzione, perché è uscita fuori una di quelle fughe bidone, come già detto, di altri tempi, anche se è la salita finale di 33 km, quindi erano a riprenderci. Adesso siamo sul Col de Longue qua, salita di 6,5 km al 7,2% medio, però la parte finale è facile, quindi dovrebbe in qualche modo avvantaggiarci. Continuiamo a Massi di proteggerci. C'è Kay che adesso sta facendo il ritmo forte, magari vorrebbe staccarci tutti, vuole mettere in difficoltà la Filippo, ma noi abbiamo preso il grosso dei punti già per il Gran Premio della Montagna. Questo vale solo 5 punti. E comunque J.K. ci sta facendo un favore a fare il ritmo, perché sta involontariamente lavorando per noi. Mancano 3,3 km alla conclusione, iniziamo ad alimentarci con Alaphilippe. E J.K. tira, ma sta anche tirando evidentemente per il suo capitano Simon Yates. Lì a fianco a noi vediamo Eric Mas, che è riuscito ad entrare in fuga con noi. Il gruppo dietro invece si è ricompattato, 124 corridori. Oggi non vinceremo di certo il tour, è impossibile, però potremmo fare un salto in classifica generale, oltre che vincere la maglia qua, che sarebbe già un grande risultato. Rudy Mollard a fare l'andatura. Mentre lì dietro sembra essere in difficoltà Warren Barguil. Sembra essere in difficoltà Warren Barguil. Ordiniamo a Mass di alimentarsi. Bravo,
mentre mancano 1.7 km a questo profilo della montagna che assegna comunque 5 punti. Se riuscissimo a prenderlo avremmo messo matematicamente in cassaforte la maglia a pois, credo. Comunque se non matematicamente, quasi matematicamente. Attenzione perché potrebbe partire Jack Haig. Non parte nessuno, parte adesso Jack Haig, lo chiudiamo come dei veri scorretti, ma questo è il tour. Volata con Rui Costa, colpo di reni, prendiamo 5 punti, Jack Haig non lo prende. E a questo punto credo che la maglia qua è nostra, con la Filippo, quindi abbiamo conquistato la maglia qua, è un ottimo risultato. Nella prossima tappa, quella finale, proveremo a conquistare la maglia verde con Viviani. E adesso dobbiamo concentrarci a... assolutamente a fare il miglior piazzamento possibile in classifica generale con Alaphilippe. Quindi dovremmo far lavorare Eric Mas. Eccolo lì, il nostro Eric Mas, che inizia a tirare e a fare l'andatura. Barghini non stava bene, infatti l'abbiamo così staccato. Diciamogli di andare al 90% a Mas e poi faremo la discesa forte con Alaphilippe. Grande lavoro per Mas, che si sacrifica per il suo capitano. Però adesso diciamo di andare più piano, perché questo pezzetto in salita prima della discesa non me lo ricordavo sinceramente. Siamo con l'energia lumicino, ma non ci alimentiamo perché tra poco inizia la discesa, quindi cercheremo di recuperare le energie appunto in discesa. Abbiamo preso proprio in mano la situazione con Eric Mas e con questa super fuga rischiamo davvero di far saltare il banco nel tour, non per vincerlo ma comunque per fare un bel piazzamento. Understood. I'll take it easy, whatever happens. Adesso ci buttiamo in discesa a palla di cannone con Alaphilippe. Mamma mia, rischiamo, ma se si vuole ottenere qualcosa bisogna rischiare. E via in discesa come nella 18ª tappa alla Valentino Rossi, alla Marc Marquez. Tanto più che altro poi se stacchiamo il gruppo dietro di noi lo sproniamo a venirci a prendere, e nel nostro gruppo c'è anche Mas, quindi poi se ci vengono a prendere abbiamo Mas da far lavorare. Incredibile, abbiamo già guadagnato più di 25 secondi. Ma come facciamo le curve, mamma, come facciamo le curve con Alaphilippe. Ci buttiamo in discesa come dei pazzi. Intanto ordiniamo ai corridori dietro di alimentarsi. Jungels quasi quasi gli direi di no, perché forse sta già iniziando la discesa. Vabbè, tanto non cambia niente, non è in classifica, quindi per fare quello che gli fa. Okay,
ancora in discesa come dei veri pazzi. Questa curva non l'abbiamo capita bene. Pensavamo fosse una curva che apriva, invece chiudeva. Abbiamo guadagnato più di 50 secondi in discesa. Adesso andiamo del nostro passo. Andiamo del nostro passo, diciamo a Massa ovviamente di non collaborare perché abbiamo noi davanti. His teammates are riding to protect the jersey. Aspettiamo che il gruppo qui dietro ci venga a prendere. Questo attacco è più che altro per spronarli ad andare forte, perché poi una volta che ci prendono, nel nostro gruppettino c'è Mass che poi faremo tirare. Tutta una strategia alla stana che manco Martinelli. C'è lo scatto intermedio che però frega niente a nessuno. Un chilometro allo sprint intermedio che vinceremo con la Filip, ma ci frega tanto quanto. Anche se comunque nella classifica della maglia punti non siamo messi male con la Filip, anzi siamo messi abbastanza bene. Comunque arriviamo ai piedi dell'ultima salita, perché mancano 35-8 e l'ultima salita è di 33 in maglia gialla virtuale, il che è davvero incredibile. Dubito che nella realtà avrebbero fatto prendere questi minuti, anche se comunque prima di questa tappa eravamo undicesimi a 9 minuti. Ci hanno un po' sottovalutato con Alaphilippe. Tanto anche il gruppettino là dietro che ci è venuto a prendere. E adesso ordiniamo a Mass di tirare all'80%. We're approaching the final climb. The ascent towards the renowned ski resort of Val Thorens, which for the second time in its history. Inizia la salita finale, siamo un pochino troppo dietro, non mi piace. The average incline is not very high, 5.5%. Comunque salita finale che è pedalabile, 5.5%, non ha pendenze proprio impossibili, eccetto la parte finale. Dunque abbiamo 9.02, noi vinceremo il Tour de France perché ci vengono a richiudere un pochino lo svantaggio, ma se non crolliamo possiamo fare una signora classifica, quindi cerchiamo di stare attenti e di non crollare. Massi intanto tira, noi iniziamo ad andare un pochino in difficoltà. A questo punto potremmo dire a Massi, invece di tirare, di proteggerci. Massi in salita va più forte di Alaphilippe, quindi stiamo alle ruote perché ci sono altri che lavorano al posto nostro. Alimentiamoci. ...27 km, questa è una salita che non finisce mai. ...22 uomini, siamo rimasti in questo gruppo, proviamo a velocizzare, addirittura ci sono dei tratti in contropendenza su questa salita. Ordiniamo a Massa anche lui di alimentarsi. ...23 km alla conclusione. Intanto ordiniamo di alimentarsi agli altri corridori della nostra squadra che sono in difficoltà, ma comunque penso che nessuno dovrebbe rischiare di finire fuori tempo massimo dei corridori della nostra squadra. Come vedete, su questa salita ci sono dei tratti in contropendenza dove si può rifiatare addirittura.
rimaniamo in 20, 20 km ancora alla conclusione, una salita interminabile. E intanto il vantaggio rispetto al gruppo è sceso a soli 8 minuti. Non vinceremo ovviamente il Tour de France con Alaphilippe, ma comunque possiamo fare un ottimo risultato perché adesso il gruppo della maglia gialla ha solo 28 corridori, quindi continuerà a guadagnare, ma non tantissimo. Penso che 2-3 minuti rispetto al gruppo dei migliori li guadagniamo tutti se non crolliamo e ci gestiamo bene. Qua davanti restiamo in 18, non stiamo tirando neanche un metro. E attacca Steven Kruiswijk, rompe gli indugi, vediamo se qualcuno gli va dietro. Noi restiamo sempre a ruota. E dobbiamo assolutamente calare. 11 km alla conclusione, magari ci giochiamo questi ultimi chilometri. Egghira e Kruiswijk ha preso 30 secondi, qua siamo in 14. Kira Jack Egg penso per Simon Yates. Qui c'è questo leggero tratto in controtendenza, vediamo se riusciamo a recuperare un po' di energie. Lo sfruttiamo tutto questo tratto in discesa con Alaphilippe, abbiamo recuperato davvero parecchio. Anche Conrad e Buchmann, buoni corridori. E Kruiswijk è lì a 20 secondi. Stiamo riguadagnando sul gruppo della maglia gialla, che è composto da solo 23 corridori. Evidentemente si stanno anche un po' studiando, si stanno giocando il tour. E questo va ovviamente al nostro vantaggio. Qui abbiamo squadre che fanno il lavoro al posto nostro. La Bora, la Mitchelton Scott. Tanto ordiniamo sempre a Massi di proteggerci. Intanto Kruiswijk va del suo passo, ma penso che oggi vince Yates perché lo vediamo qui sgambettare tranquillamente. Occhio anche a Rui Costa, che se un corridore come Rui Costa te lo porti in volata, poi ti secca lì. Anche Goudou è un bel corridore. Noi siamo con l'energia al lumicino, purtroppo non ci sono più tratti in contropendenza per recuperare. Dobbiamo calare, dobbiamo mollare il ritmo con Giuliano Alaphilippe, purtroppo. 7 km dalla fine, dobbiamo cedere e non possiamo più vincere la tappa. Ma la maglia qua è nostra perché non credo che Jake Hague va a vincere dopo tutto il lavoro che sta facendo. Non credo proprio che Jake Hague vince la tappa, quindi la maglia qua è assolutamente nostra. Dobbiamo cercare di contenere il meglio possibile, quindi ordiniamo a Massi di andare al 60% per evitare di crollare come sono crollati adesso Conrad e Benoit. E questa è l'andatura che ci terrà Enric Mas. Scusate un attimo. Un'andatura che ci permetterà di arrivare al traguardo. Tanto dietro attaccano dal gruppo della gialla Bardet e Mollard in fuga con noi, quindi l'ha ripreso in questo momento. Attaccato Bardet, che però in classifica generale è addirittura dietro di noi, quindi è un attacco che lascia il tempo che trova. E il gruppo della maglia gialla è rimasto composto da soli 13 corridori, quindi non hanno tantissime forze anche se continuano a guadagnare. Quindi noi faremo sicuramente un bel salto in classifica, oltre alla maglia qua ci sarà una top 10 sicura. Cerchiamo di fare il meglio possibile ovviamente. Per fortuna abbiamo Mas che ci fa il ritmo, è stata davvero una salvezza.
Massa che si è infilato nella fuga insieme a noi. Davanti ci sono Crosby, Curran, JK, Yates, Goudou, Costa e Bookman, con JK che non dovrebbe vincere e dovrebbe lasciare, dovrebbe vincere Yates, sta lavorando per lui, quindi dovrebbe essere assicurata anche la maglia qua. Siamo alle ultime salite, gli ultimi sforzi di questo tour con la Quickstep, poi ci sarà la passerella di Parigi che per noi ovviamente non sarà passerella, in quanto dobbiamo conquistarci la maglia verde con Viviani. E intanto il gruppo dietro però adesso sta andando fortissimo, stanno rimontando in modo incredibile, perché c'è Valverde a fare l'andatura per Quintana e ha guadagnato parecchio. Noi abbiamo solo circa 4 minuti e qualcosa di vantaggio rispetto al gruppo della maglia gialla che sta viaggiando fortissimo. 3 km left and for the moment no one's managed to get away on his own. Dobbiamo dire a Massa di calare assolutamente, sennò ci fa scoppiare. Non capiamo perché ha accelerato così. I'll take it easy on the relay. Accelerato tantissimo, deve tenerci un ritmo che ci faccia arrivare al traguardo. Dietro stanno volando, dietro il gruppo della maglia gialla sta volando, tirato dal campione del mondo, da Leandro Valverde. E comunque Massa va forte, non dico che poteva vincere la tappa oggi, ma poteva giocarsela sicuramente, ma si sta sacrificando ovviamente per un bene superiore, ovvero la classifica di Alaphilippe, la classifica della squadra. Quindi dovremmo guadagnare 2 minuti sicuri sul gruppo dei favoriti, top 10 dovrebbe essere assicurata, anche qualcosina in più. 1,7 km alla conclusione. C'è questo tratto in discesa. È 900 metri alla fine. Con Massa che però va per i cavoli suoi e questo mi dà parecchio fastidio. Devi aspettare Alaphilippe, amico caro. Okay, I'll wait for you. Non mi sembra che ci stia aspettando, questo mi manda davvero in bestia, ma proprio tanto. Okay, I'll wait for you. Bravo, girati perché il tuo capitano è qui, quindi è inutile che tiri, ci devi dare la ruota. E andare al 60% per portarci al traguardo. Mamma mia, guadagniamo pochissimo sul gruppo della maglia gialla perché dietro stanno venendo a doppia velocità. Quindi Massa, sprintiamo, scoppiando, ma tanto è l'ultima tappa di salita. Adesso vediamo chi ha vinto la tappa e come si evolvono le varie classifiche. Corridori che ancora devono arrivare al traguardo, sono staccati. William Bonnet deve ancora arrivare al traguardo. Questo è il nostro arrivo insieme a Mass. Allora, vince la tappa un uomo della Mitchell Scott, ovviamente Adam Yates, non sono Yates, chiedo scusa, quindi non ha vinto il Jack Egg, il che è ottimo.
Attenzione, perché la maglia gialla è Bernal che la strappa. Ah no, già l'aveva Bernal, quindi no, non è cambiato niente. E Egan Bernal vince il Tour de France. Maglia verde che è del nostro Liviano, però dovremmo sudarcela, non è ancora la nostra matematica. E attenzione, perché conquistiamo la maglia qua con Julien Alaphilippe. E maglia bianca ovviamente di Bernal, dato che c'è anche la maglia gialla del Tour. Adesso andiamo a vedere come si evolve la classifica generale. Comunque una cosa è certa, abbiamo vinto la maglia Pua ed è già un bel risultato. Maglia Pua, 4 tappe e anche top 10 con Alaphilippe. Abbiamo sfruttato al massimo, nonostante dopo le due tappe di montagna, la 14ª e la 15ª, sembrava che questo tour fosse finito per il Transalpino. Dunque, siamo andati proprio in crisi nel finale, 3 minuti e 10 dal vincitore Yates, che comunque è andato forte, ha staccato nettamente tutti quanti. 13esimi della tappa, fuori tempo massimo nessuno. Andiamo a vedere la classifica generale. Bernal, primo, vince il Tour de France con 40 secondi di vantaggio su Quintana. Nibali va sul podio, quindi Italia sul podio. Quarto Geraint Thomas, quinto Fuglsang, sesto Pinot e attenzione, settima piazza con Alaphilippe in classifica generale. Direi che siamo andati oltre le nostre aspettative, ci siamo messi dietro corridori come Valverde, Kruijswijk, Adam Yates, Simon Yates, Kelderman, Jack Haig, Bardet, Danny Martin, Richie Port, Mollema, Woods, Buchmann, Benoît, Kwiatkowski, tutti ottimi corridori. Uran, vedete, ha le difficoltà leggenda. Settimo posto con Alaphilippe, che non è un corridore di da classifica. Maglia Pua vinta davanti a Jack Haig, anche con pochi punti di vantaggio. Se riuscissimo a vincere anche la maglia verde con Viviani, sarebbe un tour perfetto. Bene, questo video è terminato, se lo trovate interessante potete mettere mi piace al video e seguire il Ciclista Anonimo anche su Facebook. Ci vediamo nel prossimo video per terminare questo Tour de France. Ciao a tutti!